col nuovo anno iniziamo una fase che ha due binari. Da una parte il binario ovviamente positivo e progressivo, che è quello della vaccinazione, che sta procedendo rapidamente, ovviamente tiene conto delle dosi e man mano lavora per categoria a rischio, e man mano che si espande questo elemento ovviamente miglioriamo in qualche modo la situazione, e questo è un elemento estremamente positivo. Dall'altra parte però sappiamo che ci sarà una, ci siamo detti da tempo, che ci sarà un periodo di qualche mese dove questa situazione sarà parallela, nel senso che comunque la circolazione del virus continuerà o può continuare e che per contenerla bisogna adottare delle misure di restrizioni. Non dobbiamo dimenticare che le misure che abbiamo adottato hanno portato a un abbassamento significativo della curva e avete visto un abbassamento assolutamente uguale se non superiore a quello che è avvenuto negli altri paesi, nella stessa, la terza slide che abbiamo visto, e questo ci ha portato agli inizi di delle vacanze sostanzialmente in una situazione di decrescita significativa un po' in tutto il paese, sia dell'incidenza sia dell'RT e anche, come abbiamo visto, di una resilienza. Da qualche settimana abbiamo segnalato che c'era questo rischio di controtendenza e abbiamo anche segnalato che questo è già avvenuto in altri paesi che hanno adottato misure analoghe o diversificate rispetto alle nostre. E le misure che sono state adottate, che peraltro sono ormai note un po' a tutti, tra virgolette, e che sono anche quelle più efficaci poi a livello di letteratura oggi disponibili, in qualche modo la loro funzione l'hanno fatta. Si tratta adesso di modularle, applicarle nei diversi contesti, paese, regioni e subregionali, per fare in modo che questa ripartenza, che ripeto è un evento che sta avvenendo in quasi tutti i paesi europei, possa essere mitigato, controllato e auspicabilmente si possa evitare appunto una ripartenza della curva.